credo che non noi, chiunque, senza coraggio non si possa giocare a calcio. Ho detto anche ai ragazzi, accetto errori di qualsiasi natura, non accetto mancanza di atteggiamento, non accetto mancanza di coraggio. Ne hanno avuto da vendere e onestamente la vittoria oggi è loro, è la loro, perché io in due giorni, in tre allenamenti non ho potuto dare sicuramente chissà che. Ho spinto sui loro valori morali, sul mostrare quello che avevano dentro, e onestamente hanno dimostrato di averne. Poi la valutazione sulla partita, purtroppo, per fortuna in questo caso, ma generalmente viene valutata sul risultato, però onestamente nella ripresa dopo un primo tempo dovevamo meritato il vantaggio. Nella ripresa c'è stato questo ritorno, come dici bene, della Fragolese, soprattutto nella prima metà della ripresa, nel momento in cui potevamo anche subire gol su qualche mischia. Alla fine non c'è mai stata qualche situazione limpida, però su qualche mischia potevamo subire gol. È stato bravo Mascolo, siamo stati bravi un po' tutti quanti, e anche abbiamo avuto quella dose di fortuna che sicuramente fa la differenza. Se avessimo preso gol in quella situazione sicuramente ora saremmo parlando di altro, però la squadra è stata brava, perché appena ne ha avuto la possibilità, appena la Fragolese ha mollato un po', e siamo subito ripartiti, e già prima del gol avevamo avuto delle situazioni che potevamo sfruttare per chiudere la gara. Complimenti ancora una volta ai ragazzi. Vabbè, sono arrivato due giorni fa, non conosco le dinamiche che c'erano prima, ho avuto una buona percezione di lui, soprattutto da un punto di vista morale. Ho visto che era un ragazzo che comunque aveva voglia e l'ho schierato, ma non mi prendo assolutamente meriti che non sono i miei, i meriti al ragazzo, ma onestamente oggi i meriti vanno equamente distribuiti tra tutti i ragazzi che hanno giocato, ma anche quelli che sono venuti in panchina, che hanno avuto una partecipazione straordinaria, quegli sfortunati che non sono riusciti ad entrare, quelli che sono rimasti a casa per infortunio. L'ho detto ieri, la compattezza ci deve contraddistinguere. Oggi è stato un bel segnale da questo punto di vista, indipendentemente dal risultato positivo, che chiaramente ci fa molto piacere. Ho fatto un primo tempo di livello e sono contento di questo. Le partite vivono di tante partite all'interno della stessa, e non possiamo pensare di venire sul campo della Fragolese e comandare la partita per 90 minuti. Quindi dobbiamo accettare che loro ci mettano in difficoltà, dobbiamo essere pronti anche a soffrire, con la consapevolezza che appena possibile dobbiamo tornare a poter attaccare, dobbiamo tornare a poter far male la squadra avversaria. Siamo contenti della vittoria, inutile negarlo, ma non cambia nulla. Siamo sempre là in classifica e c'è da costruire una salvezza che oggi è veramente molto molto difficile. E lo sapevo prima di quando ho firmato e oggi non è cambiato nulla. I ragazzi ne sono consapevoli e è chiaro che fa piacere la vittoria, ma il percorso è un percorso lungo, duro, difficile, e dobbiamo mostrare tanta capacità di soffrire, e c'è da dare tanto sangue e sudore per questa maglia da parte di tutti quanti, perché è una partita, ce ne stanno tantissime altre, e quindi non possiamo pensare di aver trovato la formula magica in due giorni. Sarei un folle se lo pensassi, e non sarei una persona corretta. Io ho tanti dubbi nella mia vita, ma sicuramente una certezza ce l'ho: sono una persona corretta. Va dato merito ai ragazzi in primis, e va dato merito anche alla vecchia gestione, che i ragazzi si hanno fatto questa partita, e che è perché avevano dei concetti di calcio ben impressi dentro. Io ho cercato di lavorare soprattutto sull'aspetto mentale della squadra. Poi i cambiamenti si possono portare nel tempo, e quindi cercheremo di
di fare quello che io ritengo più opportuno in base al materiale umano che mi viene messo a disposizione della società.